Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale, io sono DJ Back, torniamo a parlare di musica. Quest'oggi voglio farvi alcune segnalazioni su alcuni album appena usciti o in uscita, perché è giusto dare le classifiche, però è anche giusto darvi qualche novità. La novità più importante è che alla mezzanotte del 16 di novembre uscirà il nuovo singolo di Vasco Rossi, singolo dal titolo La Verità, e a sto punto sono curioso di sentirlo non appena sarà uscito. Ovviamente l'hype creato per questo singolo è veramente tantissimo, come ogni volta che Vasco Rossi, questo grande artista, che a me personalmente non piace, però comunque riconosco la grandezza dell'artista. Dicevo anzi, ogni volta che fa qualcosa di nuovo viene creato un hype incredibile, ed è giusto che sia così, perché è l'hype che si lascia, si concede ai grandi artisti. Quindi, da mezzanotte del 16 di novembre, ci sarà il nuovo singolo di Vasco Rossi, dal titolo La Verità. Quindi, penso che saremo in più di uno curiosi di questo nuovo singolo. Vi segnalo anche che è uscito il nuovo album, il primo album di inediti dei Maneskin, Il Ballo della Vita. Ho avuto modo di ascoltarlo e devo dire che non tutto, tutto e non in maniera approfondita. Lo stile è quello dei Maneskin, a me piace come album. Mi hanno segnalato due plagi o eventualità. Una canzone, e quella l'ho ascoltata anch'io, è molto simile ad un brano di Stromae. Mi hanno segnalato anche un altro plagio. Però non mi ricordo onestamente né la canzone né l'eventuale plagio, perché parlare di plagi, ragazzi, è sempre un po' rischioso. Eventuale, perché ricordiamo che la musica sono sette note e è facile anche metterle insieme in maniera abbastanza simile. Vi voglio segnare comunque, dicevo, l'album dei Maneskin a me è piaciuto, lo stile è quello. Potrebbero fare ancora di più, probabilmente, però comunque, data la giovane età, devo dire che è abbastanza notevole la presenza che hanno già questa giovanissima band, che comunque ho letto da qualche parte sta preparando anche il nuovo tour, visto che il vecchio è andato sold out completamente ovunque. Anche questo nuovo tour di questo nuovo album si preannuncia un successo di quelli incredibili. Altre segnalazioni che voglio farvi: è uscito il nuovo dei Prodigy, No Tourist, graditissimo ritorno dei Prodigy, lo ascolterò molto volentieri, non ho ancora avuto modo e tempo di farlo, scusatemi, perché per chi di voi non lo sa, io ho un programma di musica italiana indipendente su Radio RCC di Umbertide, che si chiama Aereo nel Vento, e devo ascoltare già tanta musica che mi arriva da programmare, quindi non è facile stargli dietro a tutto quello che esce, che mi mandano. E comunque i Prodigy è un gruppo che mi interessa e ascolterò molto molto volentieri. È uscito anche il nuovo album di Salmo, Playlist. Ho letto, lasciamo perdere le diatribe, le polemiche con Salvini, eccetera. Ho letto pareri, non l'ho ascoltato ancora, se non una canzone o due. Ho letto pareri contrastanti, c'è chi lo accusa di essersi, tra virgolette, venduto. C'è chi invece lo esalta per la bontà di questo album. Mi riservo di ascoltarlo prima di giudicare, perché fortunatamente riesco a giudicare ancora con le mie orecchie e con il mio cervello. Vi segnalo anche l'uscita di un super deluxe dei Beatles, e soprattutto anche la versione rimasterizzata deluxe edition di And Justice for All dei Metallica. Per il trentennale dall'uscita di questo album, 30 anni sono passati. Mi sento vecchio in questo momento, perché comunque io ho ancora l'originale da qualche parte. Ero giovane al tempo, lo sono dentro adesso. Mamma mia, se passa il tempo! Altre segnalazioni che voglio farvi sicuramente è anche il 25esimo anniversario di un album che io amo particolarmente, che è Viaggio senza vento dei Timoria. Altro album che mi fa sentire un po' vecchiotto, perché comunque, ripeto, quando era uscito l'originale ero abbastanza giovane. Mi ritrovo dopo 25 anni a dire che è uscito il
l'Anniversary Edition. Altra uscita che vi voglio segnalare, questa mi fa sentire vecchio anche questo, perché comunque lo ascoltavo quando ero veramente un ragazzino. Boy George and the Culture Club sono usciti con il nuovo album dal titolo Life. E anche questo, ragazzi, è un'icona degli anni 90 che me la ritrovo tranquillamente tra le scatole, insomma, dopo tanti tanti anni. Altre uscite che voglio segnalarvi, vi voglio dire che Mina ricanta Lucio Battisti in Paradiso, il primo singolo sarà Il Tempo di Morire, e poi il nuovo album, eccolo qua, di Roberto Vecchioni, L'Infinito, anticipato dal singolo che ha cantato assieme a Francesco Guccini. Tra l'altro questo brano lo potrete ascoltare in radio da me, perché l'ho già trasmesso. Lo ritrasmetterò comunque, perché insomma avere Roberto Vecchioni e Francesco Guccini insieme è una cosa di quelle da leccarsi le orecchie. Vi segnalo anche che i Muse, oltre che il nuovo album, torneranno in Italia per due date, esattamente il 12 luglio e il 20 luglio, a San Siro il 12 e all'Olimpico di Roma il 20, ovviamente nel 2019. Tutto questo legato all'album Simulation Theory, altro album che è appena uscito, quindi vi segnalo anche questa uscita. Benissimo, per quest'oggi basta così, non ci sono tante altre cose. Vabbè, vi dico anche questa: c'è la signorina Cristina D'Avena che si è dilettata a fare un album che non è ancora uscito, ma starà uscendo. Si chiama Duets, Duetti, e vede la presenza di artisti interessanti, oserei dire. Vedi Alessandra Amoroso, Elisa, Malika Ayane, Il Volo, Neck, Sade, The Colors, insomma, tanta tanta roba. Tutti cantano Cristina, ecco il titolo dell'album, che non è ancora uscito, sta per uscire. È una cosa abbastanza interessante. Ultima segnalazione che vi faccio di un album che tornerà, che uscirà a novembre, fatemi vedere un attimo, in uscita a fine novembre, Marco Mengoni, il titolo dell'album è Atlantico. Benissimo, credo che creerò una playlist con alcune di queste nuove uscite, quindi cercatela nel canale, ci sono tante playlist, quelle che parlano di musica indipendente, quelle che parlano di calcio, quelle che parlano di tante altre cose. Metterò anche una playlist con le nuove uscite, cercando di aggiornarla man mano. Detto questo, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscriviti, spamma, condividi, dammi una mano a crescere con il mio canale. Non dimenticatevi anche di spuntare la campanellina se volete essere aggiornati ogni volta che esce un mio nuovo video. Detto questo, ci sentiamo alla prossima. Ciao!